cazzo è andato? Lallo! Eva. Senti, allora ieri a Pilates c'ero pure io, eh? Sì. Te lo ricordi? Sì, sì. A che ora sono arrivata? Alle 9. Alle 9 meno un quarto. No. Eva, ricorda, era importante, sì, 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 no. Mi raccomando. Sì. Lallo! Lallo! Arriva, ma non sai che mi dovevi venire per queste strade? Tra 5 minuti arriva Marco, dobbiamo cominciare. Dai, Lolo, per favore, non ci si mette neanche tu. Eva, c'hai le tue i miei orecchini? No. Dai, vedi su che... Non trovo più gli orecchini e non trovo nemmeno più gli occhiali. Qualcuno mi sposta chiari, le cose. Chiari, c'è in testa. Vabbè, non trovo gli orecchini, allora. Ci siamo? Ma Marco? Vabbè. Questa battuta come la devo dire? Di là come la dice che ieri sera. Cioè? Dai, dai, forza. Ci siamo tutti? Se Lorenzo è arrivato, sì. Lollo! Sì. Ascolta, alla battuta quella. Quando... Non è necessario, no, mi raccomando, tu fai cadere la luce, va bene? Va bene. Dai, Michela, su. Sì. Dai, pagina 3, Robin, comincia tu. Potremmo anche andare dove nessuno ci veda. Ok, divertitevi. Potremmo anche andare ove nessuno ci veda. Ci sono ristorantini che hanno le salette riservate. Eva. La cenetta nella saletta? Perché senti, ma ieri ci sei andata a Pilates? Per la verità, sì. Sì, certo. E chi sarebbe, fortunato? Oh, non è stato come tu. C'era anche Michela? Ero con una mia amica e un tale, non so se ti pensato. Ah, l'amica e il tale. E io dovrei crederti. Ecco, era arrivata. Diventi rossa adesso. Però anche così riesco a riconoscerti. Oh. Madalena, scambiare. A che ora è arrivata, Michela? 9, 9 meno un quarto. Io devo entrare... No, era così, tanto... Marco, scusa, ma la luce la vuoi lì? Lollo, ascolta, la lampada deve cadere prima. Non è sul non, perché quello è il momento del loro disvelamento emozionale, capito? Un po' più preciso, un po' più dritta anche. Cioè, deve essere esattamente sulle negazioni, altrimenti il pubblico non lo capisce perché la facciamo cadere lì, capito? E perché lo facciamo cadere sulle negazioni? Ma come perché? Perché sono i correttivi giustificativi. La teoria delle stringhe, tutto quel discorso della Gestalt Euclidea, sì, no? Sì, sì, sì. Perché nel nostro disegno di regia, quando cade la lampada, illumina i vostri volti. Perché voi se siete un po' presenze tra le Super scarpe. S. Che cazzo c'entrano le scarpe, scusa? Come cosa c'entrano le scarpe? Cioè io come faccio a entrare nel personaggio se non ho le scarpe adatte? Ma tu non stai interpretando, stai rappresentando, capito? Stanislavski non c'entra un cazzo qua. Vabbè. Riprendiamo? Dai. Cioè, capito, io vado 2 settimane a Bondi Beach, cioè sto lì che è già estate e mi spacco di brutto proprio. E di chi altri? Di uno si chiama Vito Colomba, mi sembra. Però è uno ganzo, ha già fatto un film western con solo attori di strada. E Vito anche un premio. Ragazzi, l'accendino ce l'avete, per favore? Sì. Però il fatto è che l'agenzia mi ha detto, no, stai tranquillo, però il contratto non l'ho firmato. Quindi non so, bomba. Eva, senti, ma tu il laboratorio con la Bobarski lo fai? Ma la lieve di Eugenio Barba? La conosci? Sì, ci ho fatto il laboratorio l'anno scorso. Figa. Mazza, molto bello. Infatti lo rifaccio anche quest'estate. Bello. Cioè, ma come si fa? Quella insegna ancora. Perché? Perché? Perché non sa insegnare, dai. Perché? A me sembra una tipa in gamba. Ma che in gamba, dai. C'è questo metodo e non si capisce bene, capito? Un filo orientale misto con l'occidentale, con queste musichine ambient, questa con quel coglione. Che c'entra? C'entra nel senso ha un certo peso se stai. Cioè, sta con un coglione. E quindi tu giudichi una persona sulla base di chi frequenta? No, è che. Boh.
un certo peso alla fine ce l'ha se stai una persona del genere. Lo dovrebbe nascondere, vero? No, ma che non c'è, cioè, ma che nasconderlo? Non dico questo. Però uno potrebbe sapere un po' come gestire certe situazioni. Tra cinque minuti cominciamo. Non è che uno lo può nascondere. Ah, mi sembra giusto. Cioè, mi sembra giusto. Non è che devi dire mi sembra giusto così per darmi un contentino adesso. Oh, ma ti pare che ti do un contentino? Conoscere. Oh, cieli, pretendo. Tanto da voi afflitto. Quale commisi delitto contro di voi nascendo? Ma già col nascere, intendo, gran delitto ho consumato, più che bastante reato di vostra giustizia a rigore, poiché il delitto maggiore per l'uomo è d'essere nato. Nasce il pesce e non respira. Voi. Ciao. Stavi qui da molto? Poi hai queste tue tattiche, queste trucchettine, risatine, sempre a mezzo, non si sa mai. Sembro falsa? No, ma che fa? No. Però no, non si sa mai, cioè magari una persona ti sta davanti, magari può capire male o hai capito, non ti sbilanci mai e non Mi hai fatto prendere un bel cazzatone oggi da Frocio lì. Io. No, io. Lollo, stavo lavorando. Beh, ho capito, però. Ti è sembrato esagerato? Ma no, hai sbagliato, te l'ho semplicemente fatto notare. Hai fatto notare? Mi avete gridato addosso? Ma che ti ho gridato addosso? Stiamo tutti lavorando. Vabbè, ho capito, però, insomma. Io mi sono sentito trattato male. Oh. Dimmi che non è così. No. Non è così. Vabbè. No, vabbè, dai, alla fine sei fatta così, te, dai. Perché? Come sono fatta? Ma sei fatta così nel... cioè... così in senso buono, in termine... cioè, così... nel termine buono del... Più che altro il fatto è che stavamo davanti a tutti gli altri, quindi mi sono sentito un fesso. Mi sono sentito trattato male. Non è vero. Cioè, era come... Tanto ci stanno degli attori che fanno... non ne dicono una giusta. Niente, io però... appena faccio un errore... Ho capito, ma quegli attori hanno fatto una scuola per recitare. Tu no? Dai, che c'entri. Tu vuoi. Non ci sono rimasto. Sembrava che ti imbarazzassi quando facessi... Cosa dici? Invece sì. Non è assolutamente vero. Allora facciamo che la prossima volta m'avverti. T'avverto? Sì, hai un occhiolino. È un fischio. Pure. Ti frega. Com'è più carne? Carne era vinta più. Dionisio. Ma te lo sapevo. La cenetta, no? La cenetta nella salita. Sì. E poi era... poi è te la battuta, giusto? Potremmo anche andare dove nessuno ci... No, se io non potessi più ricordare. Se io non potessi più ricordare il suono della tua voce, cosa saresti? Senti, ma cosa vai farfugliando? Nulla, amore mio. Dove sono le tue labbra? Non vuoi fare un po' di luce piuttosto? No. Luce? Luce? E dimmi, amore mio, hai già amato qualcun altro quanto me? Era il mio fidanzato. No, scusa. Di lui, scusami, qui non puoi ridere. Perché lei ti sta dicendo che sta pensando al suo fidanzato, capisci? A te sta cosa ti fa incazzare, perché tu te la vuoi fottere. Lei ci sta che ride, perché è un po' la traiettoria della situazione, però tu devi essere un po' più marpione, un po' più anche dionisiaco se vuoi, capito? Dai,
Sì, dai, ricominciamo però. Pagina... da pagina 9, Robin, cominci sempre tu. Dai, sì, però questa volta senza copione, ok? Che battuta è? Vabbè, va. Non se la mangiare, va. Ma Marco, pausa. Sì. È stata una beatitudine divina, va bene? È stata una beatitudine divina. Mi hai sfiancata. Sei un'opera d'arte, un'estasi epicurea. Sei epicurea! E poi questa dizione, cazzo, sembri Pieraccioni, sembri. Un po' più carne, toccala! Toccala! Dai! Non vuoi fare un po' di luce? Oh no, ancora? Sì, ancora. Con la luce, alla luce. Voi poeti siete dei carri rossi. Ma come mica si fa? Come cazzo si fa? Ma lo sai come si tocca una donna? Giuda, dai! Noi, poeti, amiamo corrompere i nostri nomi con nomi fittizi. Il mio nome è Rogan. Rogan Farrell. Capito? Che ti fa schifo toccarla, dai. Noi, poeti, amiamo... così tanto che mi fai male. Che Colin Farrell. Eva. Mi dai un secondo la battuta? Non lo trovo, scusate. Fai un copione? Sì. Ma qui ci sono solo le tue battute? Sì, perché sennò mi confondo. Quindi fatemi capire, non c'è un copione? No, c'è Marco, solo che non so... Ma che aiuto sei tu? A me chi me lo deve dare il copione? Ma perché tu ce l'hai il copione? Ma io sono il regista e non devo avere il copione! Il testo è una sovra struttura letteraria del cazzo! Dai! Vabbè, dai, tanto la sapete... Vabbè, ok. E non la sai? Inventala. Come? Inventatela. Lollo, scusami, la lampada lasciala così, va bene, non fare più niente. Michela, puoi dargli le battute? Cioè, improvviso? Sì. Però mi devi raccontare qualcosa di te, capito? Qualcosa di vero. Voglio la verità qua. Qualcosa di tuo. Qualcosa di vero? Sì. Bene. Di tuo. E quindi è una settimana? Che ti racconti cazzate al tuo ragazzo. La cenetta nella saletta. Una settimana che racconti di andare a Pilates dopo le prove? Bada di non scambiarmi con un'altra. E lui crede a tutte queste cazzate. Bravo. Bravo Robin, bravo. Va a fare 100 vetrine, va. Vai da Cucchini a fare Dolce Gabbana e cose così. Ma ancora non esagerare, dai. Non è successo nulla. E le battute non se le ricorda e quando deve improvvisare fare un ciuzzo. Ma come cazzo devo fare? Ma come si fa? A chi gliela faccio fare sta scena? Per favore, lo sai, e ci vuole un uomo, basta. Chiunque la può fare. Ma è un poeta che vuole fottersi a una. E quella prima gliela fa usare e poi gliela dà, punto. Ho capito, un uomo ci vuole, un uomo. Non mi frega un cazzo. Ti prego. E che gli devo far fare? Sono scritto amico d'oggi, cavolo. No, Lolo, scusa, c'è Robin qua. Dico, aspetta. Le battute, le so, se vuoi la posso fare io la scena. Sì, vai.
Marco, ma c'è Roby, scusa. Vai, ok. Mi piace. Michela, puoi farla con lui, per favore? Che cosa hai fatto? Tu prima hai fatto qualcosa? Ho fatto un laboratorio con la Poboschi. Ok, ok. Da dove cominciamo? Se vuoi dall'inizio, io ci sto. No, facciamo da quando comincio a toccarla. Cosa, diventi rossa adesso? Non ci si vede più, ma riesco comunque a riconoscerti. Bada di non scambiarmi con un'altra. È strano. Non riesco più a ricordare come è fatto il tuo volto. Tante grazie. Pensa se non riuscissi nemmeno più a riconoscere il suono della tua voce. Saresti vicina e lontana allo stesso tempo, no? Senti, ma cosa vai dicendo? Niente, Angelina, niente. Ma dove sono le tue labbra? Non vuoi fare un po' di luce? No. No, non voglio fare. Michela, scusami. Ma quindi tu hai rapinato? Dimmi tu piuttosto. Hai mai amato qualcuno quanto me? Era il mio fidanzato. Preferirei che non parlassi di lui in questo momento. Scusa, non avevamo detto che eravamo liberi. Lo sai cosa sei? Sei una cagna burina di merda, se la prossima volta ti faccio fare la comparsa, così vediamo che cazzo fai! Chi? Troia! Ma perché mi respingi sempre? Dai, su, levati almeno la mantellina, non senti che caldo che fa? Perché tra due minuti vado via? Ma hai idea di quello che possono essere due minuti per me? Dai, avanti. Dai, me ne devo andare tra due minuti. Due minuti? È tutto il tempo che mi è necessario per pronunciare il mio nome. Che nome? Il mio nome. Che nome? Rogan. Rogan Farrell, mia adorata. Oh, mio Dio. Sono l'uomo della tua vita. E secondo te un uomo con un nome del genere dove ti può portare a fare l'amore? Dove? Dove? Dimmelo dove. Nella saletta. La cenetta nella saletta. Sì, a fare la cenetta nella saletta. Una saletta illuminatissima, piena di luce. Insieme quando c'è la luce? Quando? Durante le negazioni. Dove se non la negazione? Io sono un poeta. E come tale uso dei nomi fittizi che si rifanno ad altri nomi. Perché attraverso la narrazione che noi riconosciamo noi stessi. Ridimmi il tuo nome. Rogan. Ma se vuoi puoi chiamarmi Bronson. O anche Joshua. No.